un concerto alla Sala Sant'Antonio di Torgiano per celebrare i 10 anni dell'associazione musicale Ciro Scarponi. È l'associazione voluta e creata 10 anni fa per rilanciare quello che era lo spirito musicale di una città conosciuta per l'olio e per il vino. 10 anni di storia, 10 anni di attività in memoria di un grande musicista originario proprio di Torgiano, quel Ciro Scarponi con il suo clarinetto che aveva fatto impazzire il mondo intero. L'effetto è che l'emozione è forte, perché sono 10 anni che comunque sia stata una crescita costante, una crescita che dà speranza anche per crescite future. Ma vorrei ricordare una persona in particolare che si vede su quel video fra le tante persone, fra cui l'assessore Elena Falaschi, il vice sindaco Attilio Persia, Giovanni Cecchetti, il primo direttore di banda, Stefano Ragni e tanti altri amici che con me hanno condiviso questa avventura. Vorrei ricordare il sindaco Nasini, perché è stato lui che ha avuto l'intuizione di creare questa associazione, di creare i presupposti per ricostruire una filarmonica comunale, e è venuto a mancare nel 2020, se non vado errato nel 2020, e è stata una presenza importante per Torgiano e determinante per la nascita dell'associazione e anche lo sviluppo che l'associazione stessa ha avuto. Quindi un ricordo con affetto, con stima e anche un po' con rimpianto, perché è una presenza che sicuramente ci mancherà. Intanto ne voglio ricordare uno che è stato il fautore della nascita di questa associazione, che è Marcello Nasini, che era il precedente sindaco del nostro comune, che aveva questo grande desiderio di ricostruire la banda, la filarmonica del nostro comune. E così ha raccolto attorno degli amici questo progetto che sembrava un'utopia, invece è andato in porto. E questo ci fa molto piacere, perché da quel cammino iniziato 10 anni fa siamo arrivati ad un buon punto, con ottime prospettive. E non si è fatto solo quello, cioè non si è soltanto ricostituita la filarmonica del paese, ma anche la scuola di musica, il concorso musicale. Quindi l'associazione si è evoluta e anche in altri settori, e questo ci fa veramente molto piacere e ci inorgoglisce. Thank you.
Maestro, che effetto fanno 10 anni passati in un soffio? Perché sembra ieri che avevamo cominciato. Sì, effettivamente questi 10 anni sono volati via velocemente. Abbiamo cominciato 6 anni fa con il concorso Ciro Scarponi. Io sono arrivato in corsa, invitato a dare così uno stimolo al concorso Ciro Scarponi, che adesso è diventato una realtà nazionale e internazionale. Abbiamo visto le persone che si sono presentate in questi anni, e quindi la riflessione è quella di un evento che sta occupando un posto importante a livello diciamo così, proprio di formazione musicale, perché il concorso Ciro Scarponi deve essere uno stimolo per i giovani a misurarsi con le loro capacità, con la musica, con quello che è l'effetto di ricordare una persona che è stato l'avanguardista del clarinetto a livello mondiale.